Sono a Ceregnano in compagnia del sindaco Egisto Marchetti. Ciao Egisto. Tra l'altro tu hai la delega all'ambiente, proprio parlando di ambiente, una domanda su quello che è il futuro impianto, o meglio il progetto dell'impianto a biometano di cui si parla in questi giorni sulla cronaca locale e non solo. Sì, allora il progetto di questo impianto appunto vuole trasformare quello che è l'umido domestico che viene comunemente chiamato fosso e da questo fosso si vuole produrre appunto biometano, CO2 e compost. Il progetto di impianto prevede la realizzazione in prossimità della strada regionale 443. Nella località di Pezzoli e più precisamente nel confine fra il comune di Ceregnano e il comune di Adria, circa 2 km dall'abitato di Pezzoli. Quanto sarà grande? Almeno 5 ettari di terreno. E i capannoni saranno di 20.000 metri quadri e sul tetto di gran parte dei capannoni saranno realizzati degli impianti fotovoltaici. Cioè, il progetto è descritto in quello che è il faldone che si può scaricare sia dal sito della provincia e sia è a disposizione, no, sul sito del comune di Ceregnano. Le opere di compensazione di questo futuro impianto, quali Sì, saranno? allora, quando aziende di questo tipo vanno a produrre impianti su un territorio, sono obbligate per normativa ad individuare insieme appunto ai comuni che le ospitano delle opere di compensazione. E non si è ancora arrivati a individuare queste opere perché siamo ancora in una fase preliminare, non c'è ancora una convenzione, non c'è ancora nulla di scritto. E è chiara la volontà dell'azienda di portare il massimo previsto dalla normativa, che è pari appunto al 3%, ed è volontà dell'amministrazione appunto di utilizzare queste compensazioni da parte dell'azienda per andare incontro in prima battuta alle esigenze dei cittadini, quindi magari calmierando quelle che sono le utenze per i cittadini, soprattutto in ambiti di energia e in ambiti di rifiuti. E si vuole inoltre utilizzare anche le opere di compensazione come prevista la normativa per andare a realizzare magari piste ciclabili o efficientamenti energetici per edifici del comune o strutture del comune. Darà posti di lavoro anche questo tipo di impianto? Sì, si parla di un numero di dipendenti diretti dalle 10 alle 20 unità. Prima di firmare, o meglio deliberare come giunta comunale, Egisto, come avete valutato la questione? Prima di prendere una decisione in tal senso abbiamo voluto innanzitutto vedere le carte, capire di cosa si trattava, l'impatto per l'ambiente e anche per la popolazione. E poi abbiamo voluto anche andare a vedere un impianto simile, Prossimi passaggi. presentare il progetto in fase di comunicazione al sindaco e al prossimo consiglio comunale che è previsto al 31 di luglio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.